Buongiorno a tutti. Prego, segretario, faccia l'appello. Di Biasi Franco. Botticchio Giuseppina. Da Rienzo Maria Giovanna. Di Filippo Giuseppe. Crispino Francesco. Di Filippo Giuseppe è presente? Eccolo qua. Crispino Francesco. Russo Gennaro. Assente Russo Gennaro? Marciano Pietro Paolo. Assente. Cammarota Giuseppe. La Porta Massimo. Presente. Di Nardo Eleodoro. Non c'è Di Nardo Eleodoro. Buonura Maristella. Buonura. L'ho vista in giro. Facciamole entrare per favore. Se no devo segnare assente. Se vuole essere presente, non lo so. Vabbè, assente. Framondino Luigi, Comite Nicola, Abate Agostino, Consolato Caccamo, Consolato Natalino. Buonora Maristella presente. Bene, la seduta è valida. Prima di passare ai lavori del Consiglio faccio una comunicazione. Mi è pervenuta una nota da parte del consigliere Ciangiola in data 25 febbraio 2019 al protocollo 7581, dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Tanto era dovuto, do la parola al sindaco per le comunicazioni. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, per quel che riguarda lo statuto comunale, l'articolo 35 prevede che quando si fa il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio. Diciamo io il 24 giugno 2019 ho conferito la delega al consenzioso all'assessore Benevento. In merito invece alla question time, ho ricevuto ieri le richieste da parte dell'opposizione e dei consiglieri comunali che ne hanno fatto richieste, in particolare consigliere Botticchio e consigliere Abate, appena ieri, quindi non c'è stato proprio il tempo di avere il tempo di discutere, diciamo, di preparare la risposta, quindi non credo che oggi pomeriggio, poi non so cosa deciderà il Consiglio, cosa sì, difatti, fare per lo svolgimento del question time di oggi, perché l'ho ricevuto appena ieri. Non so se nello statuto si prevede. Per cortesia, consigliere, io ho ricevuto ieri le comunicazioni, quindi non credo se oggi sarà possibile svolgere il question time, però poi il Presidente ci darà. Inoltre, lascerò agli atti del Consiglio Comunale questa comunicazione che vi leggo. In seguito ai numerosi incontri con i responsabili dell'AS Salerno, cui ho sempre richiesto con forza, in applicazione del piano sanitario licenziato dalla Regione Campania, l'attivazione immediata di un pronto soccorso medico H24 presso il presidio di Agropoli, nel dettaglio abbiamo concordato la messa in sicurezza del PS degli attuali 20 posti letto di medicina, assicurando i seguenti servizi. 1. Servizio di radiologia H24 rispetto all'attuale H12, assegnati già 3 radiologi, di cui uno si è dimesso il 1 febbraio 2019, pertanto si sta procedendo al reclutamento per sostituzione dello stesso attraverso la graduatoria della specialistica ambulatoriale, in attesa dell'espletamento del concorso. 2. Il servizio di laboratorio analisi H24 rispetto all'attuale H12, assegnando a breve altri 2 biologi. 3. Guardia anestesia H24, dal 4/3/2019 è stata già assegnata alla PO di Agropoli un altro anestesista e ho allegato la comunicazione dell'ASL che ne certifica l'avvenuta richiesta. 4. Guardia cardiologica in H24 attraverso il reclutamento rapido di specialisti ambulatoriali in attesa dell'espletamento del concorso. Inoltre ho verificato che sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle sale operatorie e sono state avviate tutte le gare per le apparecchiature necessarie al servizio di sterilizzazione ed allestimento di 2 sale operatorie più una terapia intensiva post-operatoria
necessaria sia alla messa in sicurezza dei pazienti operati sia quelli che afferiscono al pronto soccorso. Quindi con questa comunicazione, do comunicazione al Consiglio sostanzialmente che l'impegno di istituire un pronto soccorso medico H24, così come il piano prevede, sarà realizzato in tempi brevissimi. E quindi diciamo il primo obiettivo che noi ci ponevamo, proprio quello dell'attivazione di questo pronto soccorso medico H24, con l'arrivo dei medici che sta avvenendo, determinerà in un breve lasso di tempo. Ora non sono stati in grado di darci dei tempi precisi, ma già per esempio il 4 marzo è stata assegnata al Pio d'Agropoli, per esempio, un anestesista, per questo non è allegato a copia, quindi la cosa si sta svolgendo in maniera rapida e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane avremo l'attivazione definitiva del pronto soccorso medico H24. Inoltre ho verificato che effettivamente le sale operatorie sono terminate, i lavori per le sale operatorie, e le gare per l'allestimento delle sale stesse sono sostanzialmente avviate, quindi anche questa con tempi rapidi si potrà poi attivare il servizio, come era stato detto, di sala operatorio per interventi in WIC surgery. Quindi volevo dare buone notizie al Consiglio del fatto che effettivamente gli incontri e le pressioni di questi giorni stanno portando a risultati ottimali per quel che riguarda la nostra situazione. E inoltre naturalmente questo riguarda, così come avevamo detto, che era mio compito comunicarvi volta per volta che avevo novità di comunicare al Consiglio quanto stava avvenendo, quindi voglio insomma rassicurarvi che comunque non è che le cose sono terminate. Io continuerò costantemente a incontrarmi con i responsabili dell'ASL per fare in modo che questo che c'è stato e oggi lo comunico al Consiglio Comunale concordato verrà fatto nel breve, ma che il percorso poi continuerà anche con gli altri servizi che ci hanno che il piano sostanzialmente prevede. Grazie. Sindaco, mi chiede la parola il consigliere Camarota. Prego, consigliere. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Viste le dimissioni del consigliere Emilio Cianciola nei giorni scorsi, la coalizione del gruppo politico denominato Lista Coppola, nelle persone dei consiglieri Giuseppe Cammarota, Framondino Luigi e Comite Nicola, dopo vari incontri, hanno visto che il dottore Cianciola è anche capogruppo della Lista Coppola, hanno deciso di eleggere a capogruppo il sottoscritto Giuseppe Cammarota. Volevo comunicarlo al Consiglio e a tutti. Grazie. Grazie a lei. Passiamo. Prego, consigliere Abate. Allora, francamente, io non ho capito le motivazioni per cui lei, sindaco, alla TV locale pochi giorni fa ha dichiarato che i consiglieri di opposizione avevano preso una decisione che lei non capiva, perché non avevano voluto partecipare a una conferenza dei capigruppo, e si augurava, e penso che questo lo faceva veramente di buon grado, si augurava un'intesa con i consiglieri di opposizione, con i consiglieri di minoranza, per la salvaguardia dell'ospedale e per la discussione inerente la riapertura di un pronto soccorso attivo e quant'altro di seguito. Quindi non l'ho capita questa sua dichiarazione. Cioè, io ho scritto insieme ai consiglieri, insieme al consigliere capogruppo Caccamo, perché la consigliere Botticchia, non essendo capogruppo, non era stata invitata, abbiamo scritto una nota molto chiara. Cioè quella di dire: noi siamo stati i primi a richiedere un consiglio monotematico. Non capisco quindi perché lei vuole tenere la conferenza dei capigruppi mettendo come preliminare che il sindaco ha richiesto un consiglio monotematico. Questa era stata la nostra risposta. Quindi è inutile che noi veniamo, perché noi l'abbiamo già chiesto da tempo. In più,
Nell'ultima riunione della Commissione Sanità avevamo deciso all'unanimità di tenere il Consiglio monotematico il giorno dopo il 15, data in cui sarebbe dovuto venire il commissario dell'ASL. Quindi questa nota polemica che lei ha lasciato alla TV locale, francamente io non la capisco, non l'ho capita, non ho capito dove vuole arrivare praticamente. Noi non siamo per niente distaccati da un'azione congiunta per riportare il pronto soccorso attivo in tutte le sue funzioni, indipendentemente da quello che ha detto adesso questa mattina, in Agropoli, tant'è che non abbiamo mai abbandonato, mi sembra di capire, non abbiamo mai abbandonato l'idea di un imminente, ancorché in ritardo, perché è in netto ritardo, di consiglio monotematico. Quindi non capisco la dichiarazione del sindaco e nel contempo non capisco il comportamento che ha tenuto lei, Presidente del Consiglio, quando ha convocato una conferenza dei capigruppi mirata solo e soltanto a questo consiglio monotematico, poi la stessa conferenza si è tramutata nell'esecuzione di un ordine del giorno per questa convocazione di consiglio comunale. Noi non eravamo stati avvisati assolutamente che dovevamo discutere dei consigli ordinari, ma eravamo avvisati solo e soltanto del consiglio monotematico, per cui avevamo espresso praticamente quella riserva di non partecipazione, dicendo è perfettamente inutile perché l'avevamo già detto prima. Quindi non capisco nemmeno questa convocazione, se sia conseguenza praticamente di una reazione che lei ha voluto tenere alla nostra assenza, o se invece era stata programmata e io e il consigliere capogruppo Cacco non l'abbiamo capita evidentemente. Quindi chiedo una spiegazione del genere, anche perché poi intenderei continuare sulla comunicazione testé fatta dal sindaco in ordine alla... non lo so, questa non ho manco capito, la comunicazione sua o del commissario, quella che ci ha letto? Sindaco. Quando ho finito il suo intervento io faccio il mio intervento. Grazie consigliere. Prego sindaco. Sì. Allora, in merito alla... è molto semplice la questione. Noi abbiamo convocato la conferenza di capigruppo per vederci e stabilire insieme il da farsi e in quella sede avremmo insieme deciso di concordare un consiglio comunale monotematico. Ora, se la questione che lei pone è una questione di primogenitura su chi fa la richiesta, se lo fa l'opposizione o la maggioranza, ci stiamo perdendo, penso, in questione di lana caprina. Cioè, perché l'obiettivo è comune, ma o lo chiede il sindaco, o lo chiede l'opposizione, o lo chiede chi che sia, l'importante è che insieme si stabilisce un percorso, diciamo, su come condurre questa cosa. Il luogo più adatto della conferenza dei capigruppo non c'è per discutere la convocazione di un consiglio comunale, quindi nel momento in cui io vado alla conferenza dei capigruppo e trovo una nota dell'opposizione che non vuole partecipare perché il sindaco aveva fatto la richiesta, ma che la fa il sindaco, la fa un consigliere, la fa l'opposizione, ma penso che sia irrilevante. L'obiettivo, credo, sia quello di fare un percorso unito, quindi nel momento che io arrivo in conferenza di capigruppo e trovo una nota polemica dell'opposizione, non del sindaco, in cui non partecipa alla conferenza perché l'ha chiesto il sindaco e l'aveva già chiesto l'opposizione, ma questo sia irrilevante. Noi ci siamo dati appuntamento nella conferenza per discutere insieme. Ora, chi la chiede, penso... la chiede il sindaco, la chiede, cioè, l'importante è stabilire un percorso comune. Quindi, e nell'intervista io ho detto, mi meraviglio di questo atteggiamento, non sono venuti nella sede adatta in cui si deve discutere quando e come fare il consiglio, perché è quella il luogo dove si stabilisce gli argomenti del consiglio. Quindi la polemica, voglio dire, se proprio qualcuno l'ha fatta l'opposizione. In quella sede, quindi, considerato che non c'era l'opposizione, non abbiamo potuto decidere come organizzarci. Allora, a quel punto abbiamo atteso che avevamo argomenti urgenti ed eravamo lì convocati, argomenti urgenti che se non discussi entro il fine mese non potevano essere, non, gli uffici non potevano poi lavorare le proposte, perché queste proposte avevano comunque una necessità di una delibera entro quella data. Abbiamo colto l'occasione, ragionevolmente, atteso che eravamo già lì, di non perdere altro tempo e di convocare il Consiglio Comunale su questi altri argomenti, perché non era stato possibile concordare con voi una data comune per discutere del Consiglio Comunale monotematico. Questo è quello che è accaduto. Quindi nessuna polemica, anzi io ho espresso anche, dico, forse
A questo punto dico, forse avrò capito male, forse la vostra nota non era polemica, ma comunque voi non c'eravate, e quindi io ho espresso l'augurio a me stesso e al Consiglio Comunale che ci fosse comunque atteso questa, e posso capire forse incomprensione, che si ritornasse a ragionare su come organizzarci. Non volevo perdere l'occasione del Consiglio Comunale per comunicare comunque quello che avrei comunicato a voi in quella sede, nella conferenza di Capigruppo, e quindi ho colto l'occasione di fare una comunicazione al Consiglio Comunale dell'andamento dei rapporti con l'ASL e delle notizie che io potevo ufficialmente dare ai consiglieri comunali. Stop. Questo è il senso della comunicazione della nota. L'avrei fatto in quella data, quando ci saremmo visti nella conferenza di Capigruppo, vi avrei aggiornato di quello che io sapevo e successivamente con voi avrei concordato come agire. Grazie Sindaco. Faccio prima io un intervento, consigliere Caccomo, giusto a completamento della richiesta che mi fa il consigliere Abate. Io l'aspettavo in conferenza dei capigruppi per discutere la proposta. Quale proposta dovevo convocare e mettere all'ordine del giorno, consigliere Abate? Me lo può dire così? Presidente, io lo dico volentieri. Evidentemente la mia lingua non è italiana. Io ho detto, lei ha scritto sulla convocazione della conferenza dei capigruppi, su richiesta del sindaco, nella sostanza ci incontreremo perché il sindaco ha richiesto un consiglio monotematico. Noi abbiamo ritenuto di non venire perché abbiamo detto questo consiglio monotematico è stato già richiesto da tempo e doveva scaturire oltretutto in automatico da quello che era il risultato della visita praticamente del commissario il giorno 15, ancorché era l'ultimo giorno che noi avevamo dato in commissione consiliare per convocare il consiglio monotematico. E quindi questa è la prima chiarimento, la prima domanda che io le faccio. Perché poi ha tramutato quella conferenza dei capigruppi in una conferenza ordinaria, visto che l'argomento all'ordine del giorno era soltanto uno, senza che noi venissimo avvisati, giustamente? Allora, perché noi non c'eravamo, vuol dire lei, ma noi non c'eravamo per quella motivazione. Allora, per un'altra conferenza dei capigruppi ci potevamo essere. Sicuramente, le ricordo soltanto che sono 5 conferenze dei capigruppi dove lei non interviene, però ha ragione, sicuramente lei potrà esserci. Però le voglio chiarire per l'ennesima volta che il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno la proposta, la quale proposta arriva da un consigliere comunale, dall'eventuale commissione, ok, o dal sindaco. Io in quella data, in quella sede di conferenza dei capigruppi, non ho avuto nessuna proposta. Glielo ricordo, forse lei... Ma il consiglio monotematico, nel momento io che lo vado a convocare, devo portare la proposta all'ordine del giorno, sì o no? Il consiglio monotematico? Sì. Dipende. E io applico il regolamento, dipende, articolo 25. Sa perché? Perché un consiglio monotematico può essere finalizzato a una discussione e a una decisione oppure soltanto a una discussione. Noi dovevamo discutere in consiglio monotematico all'ospedale, non avevamo mozioni da presentare. Allora a questo punto vogliamo continuare a perdere tempo, perché noi se vogliamo mandare e fare voti alla regione di una proposta... Presidente, ma questa è una sua valutazione. No, è la questa realtà. È una sua personale valutazione. È la realtà. No, è una sua personale valutazione. Porre all'ordine del giorno. Ma lei ha facoltà di fare quello che vuole, è chiaro. Sempre nel rispetto del regolamento. Vabbè, comunque continuiamo ancora la discussione. Grazie. Posso la parola? Prego. Buongiorno. Allora, per prima cosa, io sono un consigliere indipendente, uscito dalla lista Coppola, felicemente, perché si sgretola ogni giorno per dei pezzi, mi fa piacere per Peppe che insomma ci stanno 3 sopravvissuti, mi fa piacere per questo. E quindi come consigliere indipendente anche io voglio essere informata sul fatto sanità. Io non ho avuto nessuna comunicazione né del rinvio del question time, in quanto noi nei tempi abbiamo mandato e non abbiamo ricevuto nulla, vabbè, va bene così. Io non mi sento rappresentata dal Presidente del Consiglio, io non mi sento rappresentata. Ho portato l'articolo 6 perché mi invitò a studiare, Presidente, mi invitò a me a studiare, lui a me, cioè a carne sotto, maccaruna. Articolo 6, compiti e poteri del Presidente, punto 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento,
Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri imparziali, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. Non lo vedo lei in questa veste, lo vedo di parte. Il Presidente del Consiglio è il Presidente di tutti i consiglieri, quindi io ne chiedo le dimissioni. Mi fa il piacere di sedersi nei banchetti e di alzare la manina. Si deve dimettere. Mi riservo di presentare una mozione. Poi voglio vedere i consiglieri del PD che votano. Mi riservo di presentare una mozione. Non mi sento rappresentata, mi sento sola. Solo perché ho dichiarato il 28 dicembre che ero il consigliere della gente. Come io tutelo gli interessi dei miei cittadini, il Presidente del Consiglio doveva tutelare tutti i consiglieri. Quindi mi riservo, lo dico al segretario, ne può prendere nota, di presentare una mozione. E questo è per quanto riguarda... Poi volevo fare un'altra nota. Per quanto riguarda, io ho una delibera di giunta del 25/10/2018, dove tutti gli assessori hanno firmato per un decreto del commissario. Lei sta consentendo di, diciamo. Non posso continuare. È tanto cattivo il Presidente del Consiglio che lascia. Vabbè, non mi difendete tra di voi. La parola, ma il Presidente... nonostante. No, ma lei, Sindaco, non può interrompere. Lei non deve interrompere. Mi ha insegnato a me che non devo interrompere. Sindaco, faccia completare il consigliere, ma poi replico io. Mi ha insegnato a me a non interrompere, si ricordi? Ha la mente, la memoria corta. Mi ha richiamato all'ordine, quindi io lo richiamo uguale. C'è l'uguaglianza qua dentro. Io sono consigliere comunale, consigliere della gente. Ho delle funzioni e le devo espletare qua dentro e sono libera di esprimere, me lo dice la Costituzione, di esprimere il mio pensiero, punto. Ormai non c'è più libera, ho visto che qua, ma lei non deve interrompere però. Allora ci sta questa delibera di giunta comunale numero 285 del 25/10, dove i consiglieri si costituiscono contro la decisione, la giunta comunale anzi, contro la decisione del commissario. E c'è a pagina, gli leggo, ci sta un, faccio una premessa, io non sono contro nessuno, io qua opero politicamente, fuori dagli scanni, per me andiamo al bar, perché la politica esula da ogni interesse, questa sono io, e sia ben chiaro. Allora, oltre a essere firmata dottoressa Serra, dottoressa Lambaso, tutti gli assessori, si dice costituire in giudizio l'amministrazione comunale di Agropoli innanzi al Tribunale Amministrativo Regione Campania contro la Regione. Ci sta due medici come assessori, la dottoressa Serra e ci sta la dottoressa, che mi dispiace che è assente, la dottoressa Rosa Lampasona. Allora, la dottoressa Lampasona lavora all'ASL, viene in Alpi, poi vi spieghi in Alpi che significa, in ospedale di Agropoli, però nello stesso tempo lei denuncia, cioè mentre qui ci lavoro, da quest'altro lato firmo una delibera contro chi lavoro, cioè qua c'è proprio... un conflitto di interessi sostanziale, e quindi questo qua io poi mi aspetto chiarimenti. Mi dispiace che la dottoressa non c'è, dove io stimo il rispetto, però non stimo il rispetto queste carte, quindi ci sta proprio, è in conflitto, e quindi chiedo le dimissioni anche dell'assessore, dottoressa Lampasona. Consigliere comunale, gli ho dato facoltà di intervenire, le ricordo che non è a nessun punto all'ordine del giorno la questione. Però che io la, le chiedo lei sta perché... Io sempre con estrema correttezza sto cercando di dare... C'è un'incompatibilità, ne risponderete anche voi, perché c'è incompatibilità, okay, ma grossa. La ringrazio gli rispondo per quello che ha detto verso la mia persona. Certo. Io, come recita l'articolo 6,3, rispetto statuto e regolamento, poi lei avanzerà la mozione e sarà il consiglio che sovrano a rispondere. Certamente. Grazie, prego consigliere Caccamo. Di Filippo? Sì, ma giusto un secondo, visto che ci ha tirato in ballo il consigliere Botticchio. Noi come gruppo Partito Democratico vogliamo dare massima solidarietà e rispetto nei confronti del nostro Presidente del Consiglio, perché da capogruppo lo dico,
è sempre leale e corretto in tutti i termini, in tutti i modi, rispettoso del regolamento. Se vuole sapere il nostro voto, Gisella, lo dico in anticipo, è a favore della mozione nei confronti, no, a favore del nostro Presidente del Consiglio. Grazie consigliere, prego consigliere Cac. Allora, io mi chiedo per quanto tempo ulteriore ci dobbiamo prendere per i fondelli in questo assiso. Io avevo promesso a me stesso di non partecipare e non parteciperò più ad argomenti ordinari del Consiglio Comunale finché la questione dell'argomento dell'ospedale non viene disquisita così come abbiamo richiesto un anno e mezzo fa, da quando è cominciata questa consigliatura, prima con l'istanza dell'ingegnere Abate, alla quale io sono, ho dato ampio sostegno alla conferenza dei Capigruppo e in ogni assise. Dobbiamo mettere questo argomento prima di ogni cosa, è una richiesta, una pretesa da parte nostra, da parte della cittadinanza. Noi tutti, facendo corna, siamo utenti del servizio sanitario, anche non direttamente, ma è una sicurezza del nostro territorio, ne va della nostra salute ma anche delle attività economiche. Pensate al turismo anche di persone, tante persone anziane, che la prima cosa che chiedono è avere una struttura sanitaria adeguata alla fruibilità del nostro territorio. L'ho detto nella commissione, Agropoli salva la sanità campana, nessun ospedale chiude in Campania salvo che quello di Agropoli. C'è qualche responsabilità anche da parte di chi ha fatto politica e chi ci ha rappresentato in questi giorni. Il Consiglio Comunale monotematico serve anche a discutere con franchezza di queste cose, capire gli inghippi e vedere che strategia comune andare avanti. In questo mi ricollego anche, diciamo, alla polemica che ha fatto il sindaco. Noi vogliamo trovare unità, ma è possibile che si deve concordare con l'opposizione la convocazione di un consiglio monotematico? Quando mai avete condiviso qualcosa con noi? Quando mai questa convocazione stamattina ore 11, noi avevamo condiviso un percorso che favoriva la partecipazione civica di consigli comunali in orari serali, il sabato, forse anche la domenica, per far partecipare quanta più gente possibile. Ecco qua, giustamente alle 11, un orario lavorativo, noi dobbiamo sacrificare, e non mi voglio appellare al TUEL che dice che in determinati comuni è obbligatorio convocare i consigli comunali in orari non lavorativi, ma non mi voglio appellare alla legge, mi appello alle parole concordate, visto che si parla di concordare qualcosa. Nella commissione del 8 febbraio ultimo scorso, dopo tanto insistere, dopo un percorso lunghissimo, abbiamo finalmente, grazie al dimissionario presidente Ciangiola, che chiaramente segna nettamente la difficoltà ad andare avanti, avevamo concordato ed è verbalizzato di convocare in tempi celerissimi questo Consiglio Comunale monotematico. Quindi non c'era bisogno di ulteriori passaggi. La partecipazione alla capigruppo era per noi, e l'abbiamo considerata, abbiamo scritto, un ulteriore passaggio inutile. Le posso fare una nota, giusto perché lei sta dicendo una cosa giusta. Anche il consigliere Ciangiola voleva il consiglio. Perché era presente alla conferenza dei capigruppo il consigliere Ciangiola, secondo lei? Perché voleva le stesse cose che vogliamo noi, la convocazione. Poi chiaramente avete visto che neanche lui ce l'ha fatta, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Ai noi per questa tematica, non voglio entrare nel merito politico delle scelte personali, però per questa tematica, quindi non possiamo più, la Commissione Sanità non ha più un Presidente, quindi non possiamo fare più convocazione di questa Commissione, ma questo Consiglio monotematico lo vogliamo convocare o no? Io voglio sapere, vi voglio chiedere, ce l'ha anticipato, come mai non avete chiesto e non avete comunicato che in data 25 ottobre 2018 facevate voti alla Regione Campania insieme a una serie di altri comuni in difesa del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, cioè senza nulla togliere al presidio di Vallo della Lucania, ci mancherebbe altro, non confondiamoci qua, non è una lotta tra poveri, tra virgolette, no, assolutamente no, ben venga, ma questo percorso qua non l'avete condiviso, forse neanche con gli assessori, perché nella stessa seduta del 25 ottobre io voglio chiedere a uno degli assessori, ve la dovreste ricordare questa seduta di giunta, perché come minimo avrete fatto le due o le tre di notte, perché sicuramente è la giunta comunale con più argomenti all'ordine del giorno ed è stata convocata alle 20, quindi io mi aspetto e chiedo il verbale che questa, visto che uno dei 14 argomenti all'ordine del giorno è appunto la mozione a fare voto alla Regione Campania, la delibera a fare voto alla Regione Campania affinché tutelasse il presidio di Vallo Lucania, e poi sempre nella stessa delibera. Ma questione di incompatibilità voi non ne valutate?
Cioè è opportuno che chi lavora in una struttura faccia e partecipi alle discussioni della struttura dove lavora. Cioè è l'ABC, è l'ABC della... Quindi, ad ogni modo, non voglio ulteriormente, ripeto, l'ho annunciato, non voglio ulteriormente partecipare a sedute ordinarie di Consiglio Comunale, né dibattere, né farvi opposizione nei singoli meriti degli argomenti dell'ordine del giorno, se non prima, e questo mi appello al Presidente del Consiglio, che, a cui abbiamo fatto richiesta, noi potremmo fare anche noi richiesta, potremmo anche proporre con tre firme il 20% del Consiglio Comunale, non abbiamo voluto fare questa forzatura perché ulteriormente ci stiamo affidando alla buona fede. Non portateci a fare una convocazione forzosa, perché non è questo che voglio, non vogliamo essere partigiani di una... Allora, consigliere, lei sta dicendo una cosa giusta. Io non riesco a capire perché questa benedetta proposta non la si condivide un anno e mezzo in un incontro, ce l'avete protocollata agli atti, abbiamo fatto le commissioni, ve lo sto dicendo adesso. Allora il Consiglio Comunale è sovrano, decidiamo oggi una data. La convocazione della conferenza dei capigruppo o dell'eventuale commissione sanità deve licenziare una proposta. Io la prego e ribadisco. Ve la leggo, perché evidentemente forse non è arrivato a tutti il verbale. La commissione sanità, composta dai consiglieri Ciancola, Di Nardo, da Rienzo, Caccamo e Abate, riunitasi il giorno 7 febbraio alle ore 16.55 presso l'aula consiliare, lo ricorderanno tutti perché eravamo anche in diretta televisiva. Ce n'ho copia qua, consigliere. Dopo ampia discussione, dopo aver preso atto che la necessità territoriale non possono accettare le attuali dimissioni funzionali dell'attuale ospedale di Agropoli, decidono di dare inizio a un'azione popolare, dove sta, istituzionale, immediatamente dopo l'incontro programmato col commissario del 15 febbraio. Ora, l'incontro non si è tenuto il 15 febbraio, ma il 15 febbraio, immediatamente, è il giorno 16, il 17, il 18. Stiamo arrivando a fine febbraio, arriveremo a fine marzo, arriveremo a fine anno. Io dei tempi brevissimi, allora, che racconta il sindaco, dei tempi brevissimi, io, come tutta, siamo stufi. Vogliamo, allora, consigliere, pretendiamo, consigliere, ci sta un'enorme confusione. Di queste note io chiedo trasmissione ufficiale. Certo. Il 15 di febbraio, nel momento che il commissario non è venuto in città, il sindaco mi ha chiesto una convocazione per il Consiglio Comunale. Ok, da discutere nella conferenza dei capigruppo soltanto per fare una proposta condivisa con tutte le forze politiche. Qui è l'errore che voi ancora una volta non riuscite. Avete l'abilità quasi. Ma quale abilità? Ma stiamo scherzando? Assolutamente, siamo qua, i capigruppo sono qua e ci sono tutti i consiglieri comunali. Decidiamo ora bene, senza perdere tempo la convocazione. Benissimo. Presidente. Prego, consigliere Abate, perché la dobbiamo chiarire una volta per sempre. Sì, lo dobbiamo chiarire una volta per sempre. Bene. A parte praticamente le polemiche. Allora, bene. Presidente, quello che ha detto adesso il consigliere Caccamo come capogruppo o come consigliere è trascritto nel verbale della commissione consigliare permanente sanità. Avevamo deciso già ed eravamo presenti tutti. Per questa visione l'ho sottoscritto anch'io, no, vi voglio bene, perché eccolo qua. E allora da questo io cosa convoco con questo documento? Un attimo, Presidente. Ok, andiamo avanti. Allora, è la registrazione, oltretutto, del video, sta lì. Certo. Allora, Presidente, quando si fa un consiglio monotematico e si ha una discussione su un argomento, prendiamo ad esempio l'ospedale ad Agropoli o la ferrovia, un'altra città o qualsiasi altra cosa, un'altra parte, nascono le mozioni. Le mozioni che vengono votate costituiscono l'ordine del giorno. Per me, signor Presidente, è elementare. Non ci sta più da confondersi sulle parole o sulle frasi che vogliamo usare. Si discute su un argomento, escono fuori le mozioni vengono messe ai voti, quello è il risultato praticamente dell'assemblea del Consiglio Comunale sulla mozione. Quello è quello che poi noi intraprenderemo nei confronti a cui è diretta la mozione, può essere diretta alla Regione, può essere diretta all'ASL, può essere diretta a un altro ente. Tanto è vero che noi parlammo di un'azione popolare istituzionale che doveva emergere immediatamente dopo questo incontro con il commissario. In questa azione popolare istituzionale doveva entrare in discussione non soltanto la parte amministrativa, quella che ha letto
adesso il sindaco, cioè quando riguarda il pronto soccorso attuale, che costituisce comunque una goccia utile, utilissima per il territorio comunale di Agropoli, che volevamo e abbiamo intenzione tutti i cittadini di Agropoli, a mio modo di vedere, di migliorare in modo da portarla ad H24 per i laboratori di RAS. Presidente, lei era presente quella sera. Poi parlammo però di un'azione politica rivolta al piano ospedaliero, perché il piano ospedaliero praticamente è l'azione che noi dobbiamo perseguire, quello di far modificare il piano ospedaliero, quindi azione politica e azione amministrativa locale sull'ASL. Sull'azione amministrativa locale sull'ASL abbiamo avuto notizie in questo momento dal sindaco, non so, ripeto perché non ha risposto alla domanda, se sono praticamente sue constatazioni o sono comunicazioni dirette del commissario, ma semmai questo me lo dirà dopo perché è facile rispondere, non ho capito, ma non perché voglio fare il tendenzioso, perché se sono comunicazioni del commissario ben venga, perché finalmente capiremo che almeno questo minimo di pronto soccorso che c'è in questo momento funzionerà H24, quindi ben venga, applauso a una soluzione del genere. Però l'azione politica sul piano ospedaliere va intrapresa immediatamente e in più l'ordine del giorno, gliel'ho detto, è costituito da una discussione su cui emergono emozioni e sulle cui mozioni poi praticamente si voterà. È semplicissimo, però colgo l'occasione, così come ha raccolto il consigliere Cacco e Bottiglio, di dire in questo momento praticamente noi non presenzieremo i consigli comunali, tant'è che dopo ce ne usciremo agli prossimi argomenti, mi sembra di ricordare, fino a quando non sarà tenuto il consiglio monotematico sulla questione ospedale. Grazie. Grazie a lei. Ribadisco che anche la mozione va consegnata preliminarmente alla convocazione del consiglio comunale, perché io poi la devo trasferire all'ufficio segreteria per l'istruttoria. No, Presidente, non le consegnerò mai una mozione, perché emergerà dalla discussione, è la realtà, è il fuoco cocente che dobbiamo esaminare. Una volta che tutti i consiglieri comunali avranno esaminato questo fuoco cocente, emergerà la mozione. Assolutamente no, perché le mozioni preventive non hanno motivo di esistere se tutti quanti non ci convocheremo. Allora lei mi sta dicendo che lei presenterà una mozione, però non la vuole condividere se non in consiglio comunale preliminarmente, questo è il discorso, giusto? E qual è? No, non riesco a comprendere. Ho detto che dalla discussione emergeranno le mozioni, può darsi che noi, discutendo, arriveremo alla conclusione di dire porteremo il regalo di Natale a De Luca, Presidente della Regione Campania, che ha fatto su piano ospedaliero e che ha fatto buono. Può darsi che uscirà la mozione esattamente opposta, quella praticamente di andare a pigliare un cravattino come Presidente della Regione e dire ma che ha fatto questo piano ospedaliero? Oppure un'altra mozione ancora, emergerà dalla discussione la mozione. Bene. Ok, Sindaco, prego. Io non condivido questo percorso, nel senso che io invece penso che noi dobbiamo preparare una proposta insieme e la portiamo in Consiglio Comunale, ma la dobbiamo preparare insieme, perché questo, la mia sensazione è che l'atteggiamento che state avendo e l'approccio che state avendo è molto polemico e non capisco a che fine avrà, se non quello di fare confusione. Quindi io preferisco fare un percorso diverso, preparare una proposta condivisa, sederci in commissione, ci sediamo, prepariamo una proposta condivisa e poi la vediamo a discutere in consiglio, perché la sensazione è che se cominciamo a discutere senza una traccia comune, ognuno prenderà una direzione, si arriverà poi a un voto e la maggioranza voterà in un modo, probabilmente l'opposizione in un altro, cosa che non deve succedere. E allora perché non facciamo un percorso diverso? Stabiliamo una traccia unita, condivisa, convochiamo la commissione, la conferenza dei capigruppo dove ci incontriamo, stabiliamo un contenuto condiviso e poi veniamo in consiglio, ne facciamo voti e lo mandiamo alla regione. L'atteggiamento di ragionarne, atteso il clima che abbiamo in consiglio comunale, non mi sembra che ci porterà a una scelta comune. Quindi preferirei, proprio per mantenere la compattezza del consiglio, preparare una proposta prima condivisa insieme e poi a quel punto veniamo in consiglio e la discutiamo, ma prepariamola insieme. Sto dicendo, non sto dicendo che la deve fare la maggioranza o l'opposizione. Se cominciamo a fare discussioni va a finire che non ci troviamo più e perdiamo quella compattezza di cui io penso abbiamo necessità. Rispetto agli altri argomenti che avete voluto portare, per quanto non presenti all'ordine del giorno, non ne possiamo discutere sempre, specialmente per quella delibera di giunta dove la giunta ha
ha i suoi compiti stabiliti dal TUEL, quindi non è che doveva portare a conoscenza del Consiglio rispetto a una decisione che è di sua competenza. Ma certo, e quindi poi gli atti sono pubblicati, ma quando vorrete discuterne in un question time, in un argomento di Consiglio Comunale, quando volete ci sediamo e ne discutiamo. Quindi fatene richieste e ne discutiamo tranquillamente. La giunta è stata fatta con tutti insieme, ogni giunta ha in sede le discussioni, dove molto spesso gli assessori, come giusto che sia, si confrontano, dove ci sono anche idee diverse, e poi arriva, come sempre succede, si trova una sintesi, come sempre succede in politica. Quindi rispetto a quell'argomento anche lì c'erano delle posizioni contrastanti, poi si è fatto un ragionamento concordato e si è trovato una linea comune, se vogliamo andare nel dettaglio. Ma fatene richiesta, il consigliere Botticchio faccia richiesta nel prossimo question time, in un prossimo consiglio comunale, e ne discutiamo tranquillamente, non c'è nessun problema, dove spiegheremo le motivazioni che hanno spinto la giunta a fare queste scelte. Ma credo che ora stiamo andando troppo oltre, perché qua se ogni consiglio comunale, il primo consiglio si sveglia e vuole discutere di un argomento che non è stato stabilito, non si fa mai al consiglio comunale. Quindi vi prego di disponibili a discuterne tranquillamente, fatene richieste in un question time, fatene richieste nel prossimo consiglio e discuteremo anche di quella delibera, aggiungo, senza nessun problema. Un attimo solo, perché mi preme chiedere ai consiglieri di opposizione che chiedano in questa time su quella delibera, perché già che ci sono delle accuse, insomma, velate o forti o meno velate, abbiamo tutto il diritto di parlarne in una sede più ampia e di poter rispondere ognuno per le proprie posizioni. Quindi mi aspetto che facciate un question time, perché le posizioni sono molto chiare, quindi non c'è nulla davvero da dover, però da nascondere. Quindi io sono molto contenta che voi le facciate richiesta, in modo che ognuno di noi può spiegare la propria posizione. Anzi, io ve ne ringrazio, perché dove c'è la trasparenza, noi siamo tutti interessati alla trasparenza. Grazie. Prego. Giustamente all'insegna della trasparenza, perché cioè parola trasparenza, cioè un consiglio monotematico sull'ospedale, che Agropoli, la città di Agropoli, non aspetta altro, ma anche di ascoltare, cioè in riunione carbonare, non ci interessa noi in riunione, vogliamo oggi stabilire davanti ai cittadini un consiglio dove tutti possono intervenire, vogliamo capire le sorti del nostro ospedale. Cioè vogliamo capire il prosieguo di come muoverci. Cioè qua ognuno viaggia, vogliamo oggi decidere insieme, viviamo in democrazia ed è giusto. La trasparenza, questa è casa comunale, non è casa nostra, dove noi facciamo il buono e il cattivo tempo. Su tutto, sulle assunzioni, su tutti, vabbè, non tocchiamo altre idee. E l'ospedale, almeno l'ospedale, i cittadini, vedi, sono tutti vuoti quelle sedie là, hanno perso la fiducia in noi, non ci vengono più. Questa è la vergogna più grande. Allora, oggi decidiamo, consigliere Botticcio, consigliere Caccamo e consigliere Abate, oggi vuole ascoltare la convocazione del prossimo consiglio. Siamo stati già presi in giro con il commissario, che è arrivata la comunicazione del sindaco. Cioè il sindaco da solo deve parlare col commissario. Cioè, ma quali sono questi sotterfugi? C'è qualcosa che non va? E diciamocela. Quindi pretendo, per la città di Agropoli, per la trasparenza, perché il mio ruolo finché sarà qua sarà la trasparenza. È quello che ha detto anche la dottoressa Serra, che io l'ho apprezzata, dottoressa Serra. Dobbiamo confrontarci e chi non va si deve dimettere. Chi ha votato delibere di giunta e ha firmato e poi lavora deve dimettere, se deve lasciare. Chi si va a pigliare quasi 100.000 euro all'anno in Alpi significa altri tu, deve Botticchio. Lasciare, la prego, perché Agropoli si muoiono prego, di fame, Agropoli si muoiono la di fame, prego, lo... proprio un assessore, consigliere, Agropoli, consigliere, gente che non ha, scaduto, gente consigliere. Che non ha stipendi, e diamo tutto, vergognatevi. Che show, bellissimo show. Perché così mi devi combattere, devi dire che io un faccio bellissimo show. Io sono un consigliere e queste della sono gente, le premesse di un giurato. Percorso di collaborazione. Questa è complimenti, che consigliere Botticchio, complimenti. Assessore, adesso questo, e la gente si laurea in mezzo alla strada e vuole partecipare a un gol. Gli avete tolto l'anima agli agropolesi. Vergognatevi! Okay. Vergognatevi!
I voti della lista Coppola, caro Alberto Sorrentino, si è visto che fine hanno fatto. A Ciangiolo 792 voti, prego, è andato a casa. Pubblico di non è intervenire. Andato a casa. Caro Alberto, questa la dice lunga. Gisella non va, perché Gisella è sensibile. È mamma, è imprenditrice e si dispiace. Come tutti. Perché anch'io dovevo andare via, ma non vado. Grazie. Secondo punto all'ordine Presidente, del giorno. Presidente, no, no, Presidente, io devo chiudere, perché noi ci dobbiamo andare, dobbiamo abbandonare l'aula. Devo chiudere il discorso allora sulla questione ospedale. Allora, con le stesse parole mielate che usa il sindaco, pensando con queste di guadagnare praticamente tempi nella discussione, io dico non abbiamo nulla, assolutamente nulla da definire a priori come emozione. Le emozioni devono uscire fuori da una discussione sul piano ospedaliero che porteremo avanti noi 16 consiglieri comunali più il sindaco. Da questa discussione, che sarà eseguita con calma, con cognizione di causa, che esaminerà il piano ospedaliero che per qualcuno, cioè per il sindaco, costituisce un dolce quid novi, mentre per me costituisce un quid vecchio, abbandonato ormai praticamente da tempo, da questa discussione emergeranno le mozioni. Le mozioni saranno messe ai voti. I voti comanderanno praticamente la risoluzione che esprimerà il Consiglio Comunale. Come tutti e tre i consiglieri di opposizione non abbiamo null'altro da aggiungere, se non quello di aspettare questa immediata convocazione. Adesso abbandoniamo il Consiglio Comunale per i motivi che fino a questo momento abbiamo spiegato e che se qualcuno ancora ha interesse a conoscere meglio ce lo chiederà e lo rispiegheremo. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Ah, astenuti? Astenuti, consigliere. Favorevoli, salvo. Comite. Salvo, comite. Sì. Astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari nessuno, astenuti conti. Terzo punto all'ordine del giorno, ricorso all'anticipazione di liquidità, articolo 1, comma da 849-857 della legge 30-12-2018 numero 145. Relazione all'assessore Mutolipati. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Prima di affrontare l'argomento posto all'ordine del giorno mi preme fare una breve riflessione mia personale riguardo a quello che è successo stamattina in Consiglio Comunale. Io da consigliere comunale, prima consigliere comunale, poi divenuto assessore, sicuramente quando mi ero candidato, soprattutto se mi definisco consigliere della gente, non pensavo di dover affrontare un unico argomento, perché gli argomenti e le problematiche che il consigliere comunale deve affrontare quotidianamente sono ben altri, bensì mi rendo conto che il problema della salute dell'ospedale sia un problema primario, però ci sono tante altre problematiche che l'amministrazione deve affrontare, tra cui questi argomenti che sono all'ordine del giorno riguardano lo stesso problematiche che riguardano la gente, perché noi con questi argomenti di cui parlerò vogliamo pagare i fornitori, con questi argomenti di cui vi parlerò vogliamo dare la possibilità ai contribuenti agropolesi di poter definire le eventuali pendenze che ha con l'ente risparmiando su sanzioni e interessi. Se questi non sono argomenti che riguardano la gente, io invito la popolazione che ci assiste a tenerne conto, a prendere, diciamo, a valutarle. Bene, dopo questa breve premessa, allora illustro l'argomento intitolato di costo dell'anticipazione di liquidità. Brevemente dico, allora, la legge di bilancio 2019 ha dato la possibilità agli enti locali di poter ricorrere a un'anticipazione straordinaria di liquidità presso la Cassa Depositi e Prestiti a un tasso agevolatissimo rispetto a quelli che sono i normali tassi di interesse applicati, per poter far fronte e quindi pagare, e c'è anche un termine perentorio che impone la norma, ossia entro 15 giorni dalla data in cui viene erogata l'anticipazione, i fornitori che hanno crediti per rapporti commerciali, fornitori o prestazioni di servizi che sono maturati alla data del 31 dicembre 2018. Quindi
Noi, valutato, visto che noi siamo come ente, siamo già in anticipazione di liquidità e quindi con la normale disponibilità finanziaria non potremmo eventualmente far fronte in tempi brevi al pagamento di questi fornitori, vogliamo approfittare di questa disponibilità che ci dà di questa disposizione che ci dà la legge, possibilità che ci dà la legge, per poter appunto attingere a questi fondi di finanziamento e quindi pagare nel più breve tempo possibile i fornitori, le imprese che vantano dei crediti nei confronti dell'ente, in modo che così, soprattutto in questo periodo di crisi di liquidità, crisi finanziaria, penso che sia una buona boccata d'ossigeno per le imprese stesse. Quindi preciso che questa anticipazione, la norma prevede, deve essere restituita poi entro il 30 dicembre di quest'anno, non costituisce indebitamento, è una procedura straordinaria che è stata deliberata, diciamo, stata prevista dalla legge di bilancio 2019. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Grazie, Assessore. Ci sono interventi in merito? Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? È unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Assessore Mutali Passi, prego. Grazie Presidente. Allora, questo è un argomento, tutti noi avremmo sentito parlare che soprattutto da parte del Governo centrale negli ultimi mesi si è tanto parlato di pace fiscale, di condono fiscale, di rottamazione, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda gli enti locali, l'unica possibilità che è stata data di poter attuare delle politiche finanziarie di definizione agevolata per quanto riguarda eventuali pendenze che i cittadini potrebbero avere nei confronti dell'ente è questa qui, ossia quella di dare la possibilità entro il 31 marzo 2019 a coloro che hanno pendenze tributarie, liti tributari, quindi riguardanti i tributi comunali dall'IMU alla TARI e così via, pendenti alla data del 24 ottobre 2018, ossia o presso la Commissione Tributaria Provinciale di primo grado o con la Tributaria Regionale, oppure pendenti anche alla Corte di Cassazione. In questo modo viene data la possibilità di poter definire il debito che questi cittadini hanno nei confronti del Comune con il pagamento, innanzitutto escludendo il pagamento delle sanzioni e degli interessi, ma la possibilità di pagare la quota capitale con delle riduzioni che si incrementano mano a mano che diciamo a seconda se la sentenza a seconda del grado di giudizio e a seconda se la sentenza eventualmente del primo grado di giudizio sia stata favorevole o sia stata favorevole eventualmente al contribuente. Abbiamo la norma impone che qualora il debito complessivo sia inferiore a 1.000 euro, la domanda deve essere fatta entro il 31 maggio, innanzitutto del 2019, e qualora il debito sia uguale o inferiore a 1.000 euro, deve essere pagato in unica soluzione. Per quanto riguarda invece i debiti superiori, abbiamo previsto delle fasce, ossia la possibilità per i debiti da 1.000 a 10.000 euro, 24 rate mensili, per i vari debiti da 10.000 a 50.000 euro in 48 rate mensili e per i debiti superiori a 50.000 euro, ma non ce ne sono, non abbiamo di queste casistiche, in 60 rate mensili. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Grazie, prego Sindaco. Io voglio veramente ringraziare l'assessore Mutali Passi perché con questi provvedimenti dà due possibilità. Una, incremento di capacità di liquidazione dei fornitori ed è una notizia importante. Voi sapete diciamo, quanti problemi i comuni hanno, piano di zona, quante difficoltà hanno gli enti a pagare i fornitori e questo blocca realmente a cascata le aziende e quindi le famiglie. Quindi non si riesce a pagare gli stipendi. Con questa voto di oggi noi mettiamo in condizione il Comune di Agropoli di liquidare tutti i fornitori del 2018, quelli che hanno dei ritardi e in questo modo noi diamo sostegno alle famiglie, questo è il modo giusto di fare politica e allo stesso modo cittadini che hanno avuto difficoltà nel pagamento di tributi proprio perché ci siamo resi conto di quanto è difficile,
abbiamo deciso di trovare una soluzione per poter consentirgli di non pagare la sanzione di interesse, perché poi il contribuente molto spesso si lamenta proprio di questo, dice vabbè io ho pagato in ritardo, però sta sanzione, quindi c'era proprio questa richiesta e quindi abbiamo fatto in modo che questo accada. Allora tutti i provvedimenti che fanno veramente il bene della nostra città, quindi mi congratulo con l'assessore Mutoli Passi, mi congratulo con questo consiglio che fa le scelte per la città. Altri fanno polemiche sterili, altri vogliono cavalcare, perché siamo in campagna elettorale, io capisco la tentazione fortissima da parte dell'opposizione di cavalcare una questione che annosa, che si ripete, manca a farla apposta costantemente in prossimità delle campagne elettorali. Però oggi vi ho dato una buona notizia, cari consiglieri, vi ho detto che le cose stanno andando avanti, che tra poco verrà attivato un pronto soccorso medico H24, quindi a prescindere di chi vuole cavalcare questa situazione, perché poi dovete sapere, io non glielo volevo dire prima, ma la pubblica amministrazione ha dei tempi, cioè perché l'ASL possa fare delle assunzioni, ci sono dei tempi di bandi, dei concorsi, dei contratti da firmare, cioè sono tempi che purtroppo noi diciamo ma quello è passato già un anno, certo, ma in questo anno si sono fatti dei passi in avanti, perché prima l'ospedale era chiuso, quindi voglio dire, capisco la tentazione da parte dell'opposizione di fare polemiche, perché si cerca di in qualche modo accaparrare consenso. Bene, io invece voglio rassicurarvi, secondo me non è questo il modo di fare politica, secondo me il modo di fare politica è fare delle scelte sane, corrette, giuste, per i nostri cittadini, non corriamo appresso alle polemiche, non corriamo appresso agli annunci, perché non servono a niente, è un modo di fare politica secondo me non giusto, quindi stiamo lavorando bene, state tranquilli perché i provvedimenti che abbiamo fatto daranno certamente ristoro alla città e anche sulla questione dell'ospedale io penso sia meglio una mediazione continua, forte, costante e di pressing verso che non questioni o battaglie sterili che portano soltanto alla volontà di recuperare un consenso elettorale. Quindi vi ringrazio per questo voto e diciamo, ci aggiorniamo prossimamente per decidere la data di questo consiglio monotematico. Grazie Sindaco, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? All'unanimità. Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Si concludono gli argomenti. Ah, è uscito Marciano, va bene, è riportato. Si concludono gli argomenti. Buona giornata a tutti.